Buongiorno dal telegiornale della Toscana. In primo piano ancora gli effetti della tempesta di vento di giovedì scorso. Il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, stamani a Firenze per un convegno di Confagricoltura, assicura che il governo sarà vicino alla Toscana danneggiata dal maltempo. Prima cosa da fare però è la rendicontazione precisa dei danni. E in questi minuti in regione il ministro delle Politiche Agricole Martina incontra il presidente Enrico Rossi con agricoltori e florovivaisti pesantemente colpiti dall'uragano Jacopo Cecconi. Il governo, come in tutti questi casi, non farà mancare il proprio appoggio e la propria vicinanza. C'è una procedura che prevede una rendicontazione della stima dei danni subiti dai vari territori, dopodiché valuteremo il da farsi. In che tempi e con quali forme anche? Allora, i tempi dipendono anche dalla capacità della regione e dei territori di stimare i danni. Dopodiché ci sarà la valutazione da parte del governo se ci sono gli estremi o meno per lo stato di emergenza. Insieme al conto dei danni, dunque, ora l'importante è anche il rendiconto. La settimana zero della Toscana, disastrata dalle tempeste di vento di giovedì scorso, è cominciata con la presenza a Firenze dei due ministri competenti, oltre a quello dell'ambiente Galletti, anche quello dell'agricoltura Martina. L'occasione già programmata è il convegno organizzato dalla CIA a Palazzo Vecchio dal profetico titolo Suolo, paesaggio, cambiamenti climatici e agricoltura. Ma l'incontro più atteso è quello con inizio all'ora di pranzo fra Martina e il presidente della Toscana Rossi, in regione insieme alle associazioni agricole e dei vivaisti pistoiesi. Per Palazzo Sacrati Strozzi il conto totale del disastro è di 400 milioni. Questa è la prima sede in cui cominciare a batter cassa.